proyecto hemos investigado a fondo la molécula del limoneno y lo hemos hecho conjuntamente con alumnos de España e Italia. La molecola di limonene è una molecola chirale, perciò si può presentare nelle forme enantiomere, destrogera e lepogera e nella forma racema. Essendo una molecola chirale, non è sovrapponibile alla sua immagine speculare, come avviene ad esempio per una mano. La nomenclatura della molecola di limonene è 4-isopropinil, 1-metil, 1-cicloesene. E per il riconoscimento del doppio legame si utilizza come agente ossidante una soluzione che può essere basica o neutra a base di permanganato di potassio, e questa reazione, detta ossidrilazione, produce ioni OH. Una parte dell'esperimento chiedeva di costruire un modello tridimensionale della molecola di limonene, ovvero soprattutto dei due isomeri. Questo è l'isomero S, che si trova soprattutto negli aghi di pino e nelle foglie di menta. Poi ci sarà anche l'isomero R, che raffigurerò tra qualche secondo, che invece si trova nelle scorze degli agrumi, quindi arancia e limoni. Questo è l'isomero R. Come potete vedere è diverso da quello S, basta cambiare nel carbonio chirale la disposizione dell'idrogeno e degli isopropenili. Questi due isomeri sono l'una l'immagine speculare dell'altra. L'isomeria ottica è dovuta alla presenza di un atomo di carbonio asimmetrico. Per rappresentarli si fa riferimento appunto al loro nome IUPAC, che sarebbe, per esempio in quello R, è R più 4 isopropenile, prospropenil 1 metil 1 ciclosene. I due isomeri del limonene, proprio per la presenza di questo centro chirale di carbonio, sono detti enantiomeri. La molecola del limonene ha una tossicità estremamente bassa ed è quasi impossibile che un essere umano noti effetti collaterali associabili al limonene. Il limonene ha una tossicità altamente bassa, infatti lo troviamo in numerosi prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici e detergenti. Il limonene non è solubile nell'acqua, poi perché è un olio che è solubile solo in benzene, cloroformio e altre sostanze tra gli idrocarburi. Inoltre il limonene è una sostanza molto volatile, quindi raggiunge rapidamente i nostri recettori del gusto e dell'olfatto. Oppure nelle piante, il limonene si può trovare nelle cavità secretorie delle bucce degli agrumi. I citrus limonoids sono dei metabolidi secondari terpenoidi altamente ossigenati. Dopo la maturazione, la limonina conferisce un'amarezza ritardata. I protolimonoidi sono dei composti presenti in natura che portano una catena C17. In breve, le proprietà farmacologiche dei citrus limonoidi sono antimicrobiche, antitumorali, antivirali, antibatteriche, antidiabetiche, antiiperglicemiche e insetticida. Primero hemos recogido los microorganismos de la piel de la naranja con un algodón húmedo. Luego frotamos el algodón sobre una placa Petri con comida para que los microorganismos puedan crecer. Pondremos una bolita de algodón sobre la que pondremos una gota de limoneno. Al pasar dos días observamos que ha habido crecimiento de microorganismos. Luego el limoneno no inhibe el crecimiento de microorganismos que hay en la piel de la naranja. El agua es polar y el aceite de girasol apolar. El limoneno se disolverá en el líquido que tenga su misma polaridad. Como podemos comprobar, el limoneno se disuelve en el aceite de girasol y no en el agua. Luego el limoneno será apolar. Exprimiremos la piel de naranja porque tiene un poco de limoneno. Al exprimir piel de naranja sobre globos látex, lo que más nos sorprendió fue que con la piel de naranja se explota un preservativo. En este experimento queríamos investigar si el limoneno inhibe la germinación de las lentejas. Pusimos un algodón húmedo y 5 lentejas. Al lado pusimos otro algodón al que añadimos una gota de limoneno.